sei pronta a vedere il mondo di Minecraft in 2D e in 3D? Ho un po' paura, ma anch'io. Sì. Secondo me ci saranno delle sorprese particolari nel vedere il mondo come non l'abbiamo mai visto. Lo mettiamo insieme, io metto l'occhiale in 3D e tu metti quello in 2D, d'accordo? Ok. Ok, io mi preparo a guardare la mia statua che sicuramente in 3D risulterà bellissima. Indossiamolo. Ok. Ok, io l'ho messo. È già da vedere il mio personaggio. Mamma. Ah, c'è qualcosa che non va. Oh mio... Che fastidio. Ah, com'è in 2D? Piatto. E in 3D invece non è piatto, è tutto flippato però. Ah, oh mio Dio. Non posso muovermelo, posso togliere. Sì, assolutamente, tolgo anch'io perché per un po' è interessante, ma dopo diventa un pochino strano. Ok, oh, così è molto meglio. Sì. Mi è piaciuto però, un'esperienza intrigante. Adesso costruiamo le case, perché quello è il senso di questo video, Anna. Una nuova sfida, ti ho triccata into una nuova sfida. Oggi tu costruirai la casa in 2D e io costruirò la casa in 3D. Vediamo chi riuscirà a fare quella più bella. E buona fortuna al perdente, cioè tu. Ma perché sempre io? Dai, scherzo! Iniziamo! Lo sai che mi piace provocarti così? Costruisci male! Sono lo molto so. Cattivo! Inizio! Ok, ragazzi, non sarà facile costruire una casa in 3D. Perché? Perché non possiamo tenere gli occhiali in 3D per tutto il tempo. Ci verrebbe da vomitare ogni 3 secondi. Sono sicuro che capite. Quindi, ho pensato di fare una cosa un po' più particolare. Avete presente, non so se voi li avete mai indossati, qualche volta al cinema vi davano, non so se ora lo fanno più in realtà, però prima davano degli occhialetti in 3D che erano una tristezza, brutti, non si vedeva niente in 3D, era tutta una menzogna. Però, a me è venuto in mente che potremmo utilizzare un po', anzi sapete che vi dico, sporgiamo di uno. Tanto Anna non se ne accorge, ma no che non se ne accorge, neanche voi, no? No, voi ve ne accorgete ma fate finta di niente, grazie. Quindi utilizzeremo la stessa tecnica del cinema per fare un paio di occhiali che facciano un po' da facciata alla nostra casa. Quindi così, uno deve essere rosso, proprio come da tradizione, mentre l'altro deve essere blu oltreoceano. Bravo, così, perfettissimo. Ecco, già da così ha una certa... una certa sembianza di occhiale. Cioè, un po' sfigati come occhiali, devo dire la verità. Forse andrebbero un po' smussati. Un po' della serie tipo così, no? Meglio? Secondo me meglio. Sì, decisamente meglio. Mi strapiacciono. Ok, dietro a questi occhiali ovviamente dovrà partire la casa. Però, per iniziare, ci saranno le stacchette degli occhiali. Quindi, facciamo un bel paio di stanghette che sporgano dal nostro occhiale ladro. E iniziamo anche a dare un'occhiata a che cosa sta facendo Anna. Perché lo sapete, se la lasciamo costruire troppo in pace, quella ci combina sempre degli scherzi sinistri. Ok, si sta basando su uno stile a croce. Capisco, proprio come l'erba su Minecraft. Avete presente l'erba su Minecraft? Fa una sorta di croce, perché in 2D l'erba su Minecraft. Devo ammettere che non è una brutta idea quella che sta avendo la nostra Anna. Beh, in ogni caso non ci faremo mettere di sicuro i piedi in testa. Iniziamo a ragionare sulla struttura della casa. Secondo me dobbiamo utilizzare una sorta di struttura semplice. La vedo troppo circospetta intorno alla mia casa. Non male, non male, mi posso accontentare. Diciamo non è perfetta, però ci possiamo stare. Qua sotto dobbiamo fare una bella porta. Ovviamente una casa 3D deve avere un accesso. Anzi, una casa 3D ha bisogno di un accesso, altrimenti non è 3D. Infatti quella di Anna porta probabilmente non ne avrà. Lei farà una specie di roba che tutto sta sull'esterno, suppongo. Beh, le porte nostre ovviamente devono essere in 3D. E secondo me con questo sistema molto molto sfarfallino le rendiamo abbastanza. Poi, secondo me dovremmo riuscire a creare qualcosa di molto 3D per il tetto. E secondo me, sapete che cosa penso io? Che è una cosa molto 3D. Noi l'abbiamo a disposizione. Non sarà facile da fare, ma teoricamente ce l'abbiamo. Allora datemi retta e ascoltatemi e vediamo se avete la stessa idea che ho avuto io. Allora, se noi facciamo un tetto che sia tutto in giro così, tutto in giro, e sale piano piano a formare una specie di cono rovesciato, secondo me una roba del genere su Minecraft non la si vede mai. È 3D, il cono. No, è una roba. Dopo la sfera, che su Minecraft non esiste una sfera, mai, giammai potrebbe esistere. Come procede? Molto bene prima che tu arrivassi. Che cosa vuoi? Come prima che io arrivassi? Cioè, ti ho rovinato qualcosa? Mi hai rovinato
certamente tutto quanto. No, scherzo, che cosa vuoi? Hai bisogno di qualcosa? Ero curiosa di sapere come sta procedendo, perché non so te, ma io ho una difficoltà da cani. Davvero? È molto difficile fare la casa in 2D? È veramente difficile. E beh, ti posso capire. No, io sto facendo il tetto. Ho avuto un'idea piuttosto geniale, devo dire. Sì, sì, piuttosto geniale. Per fare un tetto che sia quanto più 3D possibile, Anna. Sì. Ah, ma pensa. Sì, 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 sì. E invece tu vedo che stai utilizzando un design a croce. Il classico 2D a croce. Brutto e povero. Eh? Ma come brutto e povero? Io sto cercando di fare del mio meglio. Dai, lo so, scherzo. Oggi sei poco agguerrita, sai. Di solito sei molto più combattiva quando ti prendo in giro. È che sono molto molto concentrata, tu non hai idea di quanto. Guardate che roba 3D che sta venendo fuori. E io lo so che questa casa stupirà grandi e piccini. Non so che sto a dire, perché effettivamente non sono molto convinto di quello che sto facendo. Sto cercando di mascherarlo e sperando che voi non vi accorgiate del fatto che questa cosa potrebbe benissimo venire fuori una porcheria. Ma ancora io sono molto speranzoso che verrà fuori bellissima. Vediamo un po'. Beh, dai, 3D è 3D, non potete dire niente, secondo me non è male. Poi non lo so, certo, chiaramente tra voi ci potrebbero essere alcuni che stanno già patteggiando per la casa di Anna. Brutta, piccola, tutta un po' 2D. Però secondo me dovete avere fiducia in me, ragazzi. Dovete aver fiducia nella casa 3D di Lion, che vi stupirà, ovviamente, e come sempre. Ma tra l'altro, ma una vera casa, secondo me, ha bisogno per forza di un letto, per esempio. Non esiste una casa, qualche volta ce l'abbiamo dimenticato, ma secondo me un letto... Guarda, sta incassando... No, sta incassando le cose all'interno delle mura. Anna, stai tirando fuori dei segreti di magia, non dobbiamo darle la soddisfazione. Mi raccomando, ragazzi, quando arriva facciamo finta di non essere per niente impressionati. Tipo, oh, carina la tua casa. Certo, è un po' in 2D, perché altrimenti si gasa e poi vince. Cioè, in realtà che vince lo decidete voi. Ragazzi, non fatela vincere, vi prego. La mia casa è più bella, è tutta in 3D. Guardate che cappuccio che ha. Sembra uno scemo che... Sembra uno scemo che si è vestito a puntino per andare al cinema. Beh, gli occhiali non sono male, secondo me. Anche la porta ci sta bene. L'interno, secondo me, dobbiamo renderlo parecchio bene. L'alternanza tra i colori, secondo me, rende un ottimo effetto 3D. Ma per renderlo ancora più migliore, dobbia più migliore. Dobbiamo utilizzare, secondo me, dei tappeti. Secondo me loro sono la cosa migliore. Se noi mettiamo dei tappeti sopra le lane rosse, vedete, riusciamo a creare una sorta di effetto tridimensionale, dove sembra che la lana rossa sia più alta di quella blu. Ditemi, ditemi se non ho avuto l'idea del secolo. Va che bello, va. Potrei fare ancora di più, potremmo fare che per esempio la lana azzurra sta sotto. Sarebbe bellissimo. Però sarebbe anche un problema, perché se noi facciamo così, certo, è molto 3D, su questo non ci piove. Il problema è che così, secondo me, poi andiamo a camminare e finiamo sempre nei buchi dentro casa nostra. Non sarebbe molto pratico. Però forse potremmo avere una soluzione anche per questo problema. Sapete, secondo me potremmo utilizzare... Sto cercando di riflettere qui insieme a voi, ragazzi. E se utilizzassimo per esempio questo? Se noi mettiamo questo e lo facciamo colorato... Cioè, sì, finiamo sempre nei buchi, però possiamo, vedete, non dobbiamo saltare, quindi tecnicamente il movimento camminare nella nostra casa 3D sarà 3D su stesso. Come va? Ehi, non mi sembra che va bene. Bah, ti dirò, la costruzione si è rivelata un pelo più difficile di quanto mi aspettassi, Non me ne parlare. Sai perché si è rivelata così difficile? Perché ho cercato di dare tutto un effetto 3D alla casa, no? Noto, no. Veramente molto. Ma 3D. Dentro ancora di più. Però il problema è che l'ho resa praticamente inabitabile. Ah. Questo potrebbe, volendo, essere un problema. Però, bah, vedremo. Il tuo consolare è un problema che affligge anche la mia di casa. Lo so, la tua non protegge un cappero. Cioè, se arriva un mostro ti massacra lì dentro. Dove ti nascondi? Non ti nascondi, scappi e basta. Infatti, però la mia casa potrebbe benissimo essere abitabile, perché è abitata. Cioè, c'è uno che ci vive dentro.
Sì. Ah sì, pure te? Eh sì, certamente che c'è uno che ci vive dentro. Da me ci vive dentro il mio amico Tredino. Lui è... Tredino? Sì, Tredino, lui è un fanatico delle cose in 3D. Gli piacciono un sacco, si diverte una cifra a giocare ai giochi in 3D, a guardare i film in 3D, a vivere nella casa 3D. È l'unico che scemo bello. Che ci voleva stare. Ecco, ti pareva. Allora, io ho finito, eh. Ho finito anch'io. Benissimo, allora stavolta iniziamo a vedere dalla tua, va bene? Ok, allora... Vedi questi? Sono dei pilastri d'osservazione. Tu ti metti sopra, così vedi come dovrebbe essere guardata la casa. Capisco. Beh, ci sta. Ok, allora, da qui sembra effettivamente perfetta. Cavolo, sai che da fuori non avevo... Brava! Hai visto? Di così sembra effettivamente perfettamente in 2D. Come puoi notare, vedi agli angoli ci sono le item frame con i fiori, perché se piazzavo un fiore vero... Aspetta, fa vedere negli angoli dove? Dove? Non li... Negli angoli lì. Vicino alla porta. Hai ragione, sei un genio, se mettevi perché un fiore vero era... Sì? Esatto. Ora vieni, seguimi. Okay. Nella prossima stanza ti devi mettere qui. Ok. Ah, ma aspetta, quello era l'ingresso, giustamente. Esatto. Ok. Questa qui è la camera da letto con libreria. Wow, sono quasi... Cavolo, dovevo rimanere a bocca aperta l'anima, con bocca aperta io! Vedi, qua ci sono... Sì. Ci sono le fornaci. Che purtroppo, essendo in 2D, sono rivolte tutte dal lato sbagliato. Ma si capisce che cosa sono, comunque. Immagino che quelle appese alle pareti siano le tue casse di storage. Esatto, dove tieni... e ci si arriva qui dalla scaletta. Ah, vedi? Certo, ecco. Capisco. Ovviamente ho dovuto mettere anche quelle nelle item frame, perché altrimenti... Poi il mio quadretto... Che è l'unica gioia che ho. Cioè, è assurdo che se la guardi da qua sembra un esterno, perché è tutta coi mattoni e il tetto così. Se la guardi da qua, preciso, sembra un interno. Cioè, questa vittoria, è tua. Non ho niente da dire. Ora andiamo sul retro di casa. Passati qua. Ok, chi è quello? Allora, vedi che io c'ho un albero dietro casa. Purtroppo non ho potuto usare il legno vero. Non avevo capito. Oh mio Dio, guarda. È tutto in 2D, anche l'albero. Ok. E questa è la mela che è caduta dall'albero. Oh mio Dio, no, vabbè. Complimenti. No, sono serio, sembro sarcastico, ma veramente, sei stata bravissima. Vedi, con tutta la siepe. La siepe. Peccato non sia altrettanto brava a parlare, perché a costruire oggi sei stata veramente 10 No, perché mi stai facendo dei complimenti. Non sono abituata. E quindi mi emoziono. Vieni a vedere la mia casa 3D. Non ti ho presentato la mela, non ti ho detto come si chiama. E come si chiama? Si chiama melatta, perché è la mela piatta. Che schifo, che schifo. Vieni subito qua, dai. Ok, allora, non vedo l'ora di vedere la casa in 3D. Come puoi vedere già dall'esterno, lo steccato è in 3D. Molto in 3D. E molto fuori 3D. L'aspetto è di un paio di occhiali 3D che ti danno al cinema. Il tetto è in 3D pure quello, perché ha una forma, no, conica. Però molto... mi potresti spiegare cos'è queste linee blu e rosse? Senti, la mia casa si è vestita coordinata per vedere un film in 3D. Ok. Adesso entra... sono bellissime. Attenzione, perché qua è tutto un programma il pavimento. Oh mio Dio, ma cos'è? Come puoi notare è molto 3D. Anche il soffitto, vedi? Pure il soffitto Oddio, è 3D. È vero. Però il pavimento soprattutto. Infatti se ti bughi tra una mattonella e l'altra è la fine. Se no rimani qua per sempre. Rimani qua per sempre. E infatti Tredino vorrebbe andare a casa sua. Poverino. E non Tredino. Può. Rimane qua per Aiuto. Sempre. Ok, vero, quasi. Dai, ferma, ti conviene. Allora, qua intorno puoi vedere che ci sono degli impianti audio. Questo è il mio iPhone. Siccome l'audio la casa è 3D, in 3D. Il suono è in 3D anche esso. Roba dell'altro mondo. Senti un po', senti, Non fanno niente. Vabbè, sospenti. Ok. Ma secondo me perché Tredino si è messo le cuffie, quindi tutto l'audio è sparato nelle sue orecchie. Certo, lui si sta godendo sta guardando a te comunque. Che ti sta guardando in 3D? Tredino, in 3D ti sta guardando. Come ti permetti? Ma guardate, ti do un pugnaccio, ti do in 3D. Anna, andiamo fuori. È meglio la tua casa. Questa è brutta. Perché? Tredino è del cavolo. Mi sta antipatico Tredino e gli do una panata. Vabbè, in ogni caso, per questa volta io direi che possiamo concludere qua. La vittoria per stavolta secondo me è già stata decisa, perché... Ma non è vero, la tua è bellissima. Lascia stare, la tua è bella, vero? Però ci avrei messo i vetri. Lascia stare, che i vetri. Bene, questa volta vi auguro una buona giornata. Votate con sincerità e per Lion e Anna out!